Amici rossoneri, buon venerdì 28 giugno a tutti e oggi belle notizie in concomitanza con l'ufficialità del Milan Futuro. Il nuovo nome sarà Milan Futuro, ditemi se vi piace o no. A me particolarmente appena l'ho letto ho detto Milan Futuro, mi sarei aspettato un Milan Future Stars, qualcosa di un po' più americano, un po' più, non so, Milan Futuro, vabbè. Si chiamerà così il nostro Milan, comunque Milan Futuro a parte, oggi possiamo anche trovare su Transfermarkt la rosa del, appunto, dei primi 20 nomi del Milan Futuro del prossimo anno, che come sapete, ben sapete, parteciperà in Serie C. Abbiamo già fatto diversi video, andateveli a vedere, uno dove spiego le regole di stranieri, non stranieri, numero di presenze e quant'altro, video precedenti dove provavamo a capire la formazione, ci siamo andati abbastanza vicino, però attenzione che c'è qualche sorpresa che non mi aspettavo, addirittura qualche nome che c'era a tutti sfuggito, e quindi andiamo a vedere adesso uno a uno, ruolo per ruolo, questi primi 20 giocatori. Cerchiamo anche di capire quali acquisti mancano, appunto chi potrebbe arrivare e chi no. Comunque belle notizie, sono proprio molto contento di fare questo video. Ora lavoro, sono tornato di fretta e furia a casa perché appunto è uscita questa rosa e ne volevo parlare con voi tutti assieme. Quindi iniziamo subito dalla porta e i due nomi che per il momento sono sembra essere iscritti nella rosa del Milan Under 23 o Milan Futuro, chiamiamolo così, abituiamoci a chiamarlo così, sono Noah Raveir e Luca Torriani. E andiamo qui in porta a scrivere in maiuscolo Noah Raveir, perché in maiuscolo metterò i nomi di calciatori stranieri, ok? Quindi sapete che nel video precedente vi ho spiegato che possono essere al massimo 7 calciatori che hanno meno di 7 stagioni iscritti in un campionato italiano nella FIGC. Raveir ne ha appena uno, quindi Raveir sicuramente uno di questi 7 nomi stranieri, credo che sarà il titolare riserva, come detto Torriani. Sulla fascia destra di difesa poi la prima sorpresa, sto parlando di Cecotti, che nessuno di noi conosceva perché giocava nel Milan Under 18 due stagioni fa, l'anno scorso è stato mandato in prestito al Carpi, in Serie D ha fatto una gran stagione. Quindi per il momento è lui il terzino destro del nostro Milan Under 23, Milan Futuro, mi devo abituare a chiamarlo così. E quindi altra notizia, Jimenez sarà direi quasi sicuramente incorporato direttamente in prima squadra. Sono molto contento perché, come ben sapete, credo che Jimenez sia il profilo ideale di terzino per il gioco di Fonseca, cioè uno che faccia avanti e indietro tutti i 90 minuti, molto offensivo e soprattutto in grado di saltare l'uomo. Quindi Jimenez prossimo anno ce lo dovremmo aspettare in prima squadra. Speriamo poi che arrivi anche un altro acquisto, però per il momento il terzino destro titolare del Milan Futuro potrebbe essere questo Tommaso Cecotti con una C. Ho sbagliato a scriverlo, adesso lo correggo. Altro nome che invece ne avevamo parlato è Leonardo D'Alessio, che sapete è stato preso dalla Roma, poi si è infortunato all'occhio, ha avuto qualche problema, è stato mandato in prestito. Su di lui promettiamo il punto interrogativo perché non ho notizie riguardanti la scadenza del suo contratto, quindi bisogna vedere se andrà avanti con il Milan oppure no, però per il momento dovrebbero essere Cecotti e Alessio i nostri terzini destri. Terzini sinistri invece qua ci avevamo preso Bartesaghi e Bozzolan, ok? Forse Bozzolan prima, più probabile titolare, che ha già esperienza in Serie C, e Bartesaghi come alternativa, però attenzione che Bartesaghi, come ben sapete, può anche essere schierato come difensore centrale. Come difensore centrale poi appunto qua abbiamo più o meno, ci abbiamo più o meno presa, per il momento ce ne sono 3 in rosa, come ci aspettavamo, un quarto dovrebbe arrivare dal mercato, si sono fatti qualche nome, però come sapete quest'anno finché non ci sono acquisti ufficiali non parlo molto di mercato. Però per il momento c'è Simic, ok? Quindi Simic inserito nel Milan Futuro, anche su lui mettiamo il punto interrogativo perché sapete bene che ci sono tante squadre anche della Eredivisie, quindi un campionato molto più importante che la Serie C interessata a lui, quindi per il momento lo lasciamo con il punto interrogativo. E Nissen, arrivato lo scorso anno, calciatore svedese, che anche lui in maiuscolo, quindi sono già 3 i calciatori stranieri. Dall'altra parte poi abbiamo il mitico ritorno di Kubis, che però, come ben sappiamo,
è stato fuori tanto tempo per un infortunio molto importante, quindi non metto il punto interrogativo, perché comunque farà parte della rosa del Milan futuro il prossimo anno. Il punto interrogativo lo metto sul quarto difensore centrale, che sicuramente si andrà a pescare dal mercato. A questo punto vedete che gli stranieri sono già parecchi, massimo 7, quindi molto probabilmente sarà un italiano. Qualche nome si è già fatto, vediamo chi arriverà. Però, come detto, attenzione che lo stesso Bartesaghi potrebbe giocare difensore centrale e Leonardo D'Alessio può anche essere impiegato sulla fascia sinistra. Davanti alla difesa poi ci abbiamo preso praticamente con quasi tutti i nomi. Eletu, che lo metto in minuscolo perché sì, è calciatore straniero, sapete, nazionalità nigeriana, però lui è da parecchio tempo nel Milan, dovrebbe aver iniziato nel Milan Under 12, quindi credo che i 7 anni ce li abbia e quindi non può essere considerato come straniero, quindi credo che Eletu lo possiamo mettere in minuscolo per il momento. Alternative Eletu, ovviamente Malaspina. Mezzala dai piedi buoni, anche qua ci abbiamo preso, saranno Gala e Stalmach, anche lui lo mettiamo in maiuscolo, arrivato lo scorso anno, calciatore polacco. E dall'altra parte il mitico Kevin Zeroli, accompagnato da non si sa ancora chi, quindi anche qua per il momento manca un elemento a centrocampo, una mezzala di inserimento, così la definirei, una dei piedi buoni sul centro sinistro, una di inserimento sul centro destra, poi vedrà Bonera come schierarli. Però qua per il momento il centrocampo è fatto, il centrocampo è sicuramente un livello altissimo, Eletu, Zeroli, Gala e Stalmach sono quattro elementi veramente molto interessanti, non dimentichiamoci poi comunque anche di Malaspina. Passiamo poi all'attacco, dove anche qua c'è una piccola sorpresa. Ovviamente sulla destra io metto Cuenca titolare e Omoregbe anche lui in minuscolo, perché dovrebbe aver accumulato già 7 anni iscritto nella FIGC, quindi non dovrebbe essere considerato straniero. Quindi fascia destra per il momento siamo a posto con Cuenca e Omoregbe. Sulla sinistra stesso discorso per Chaka Traoré, che per il momento lo metto in minuscolo, anche lui dovrebbe avere già 7 anni nei vari campionati primaverili giovanili italiani, accompagnato, vediamo se da questo Mbarik Fall, in minuscolo anche lui, Mbarik Fall, che sembra oramai essere stato preso dal Milan. Manca ancora l'ufficialità, probabilmente arriverà i primi di luglio, però sulla fascia sinistra dovrebbe esserci Chaka Traoré e Mbarik Fall, sulla destra Cuenca e Omoregbe. Non dimentichiamoci poi di Alesi, che per il momento è inserito nella rosa del Milan futuro, però qua bisogna dire che per il momento sembra avere un contratto in scadenza tra 2 giorni, quindi se l'hanno inserito mi immagino che ci sia possibilità che rinnovi, però sappiamo che è appena passato al team Raiola, il Milan l'ha mandato in prestito alla Sampdoria, quindi vediamo cosa ne sarà di lui. Però Alesi è un calciatore che a me non dispiaceva, lui non è esterno, non è prima punta, è più una seconda punta, io lo metto qua sul centro sinistra, ma lo metterò anche come terza alternativa d'attacco. Il titolare ovviamente Camarda, e poi per il momento c'è Robak, che ne abbiamo parlato in un recente video, su di lui metto il punto interrogativo perché oltre a essere straniero, quindi occupa un'altra casella di questi 7 calciatori stranieri disponibili, calciatore che non è mai esploso, non ha mai giocato quando è stato mandato in prestito, gli rimane più solo un anno di contratto, quindi io mi immagino sinceramente che per il momento è stato inserito nel Milan futuro perché ha già 21 anni, quindi non può essere inserito nel Milan primavera, sicuramente non può essere inserito nel Milan prima squadra perché non giocherebbe mai, quindi l'hanno messo qua, però mi immagino io sinceramente che venga ceduto per fare spazio poi probabilmente un altro talento straniero, magari non davanti, proprio perché abbiamo Alesi, ci sono opzioni italiane, si è parlato di Amedeo Adorante se non sbaglio per l'attacco, però per il momento sono Camarda, roba che poi metto Alesi anche qua, proprio perché come detto Alesi più una seconda punta, può fare il falso 9 se gioca centrale, può fare l'esterno, però per il momento questa è la rosa di questi primi 20 calciatori se non sbaglio che ci sono nel nostro Milan futuro. Come vedete sicuramente un difensore, sicuramente centrocampista e credo anche un acquisto davanti, vediamo chi arriverà. Però sembra che, vedete, 1, 2, 3, 4, 5 gli stranieri sicuri, ok? Da vedere appunto Chaka Traoré, Eletu, Mbarik Fall se arriva, Omoregbe, ma credo che non li possiamo considerare stranieri per la Serie C, perché come detto servono 7 stagioni iscritti nella FIGC in qualsiasi squadra o campionato giovanile italiano, credo che questi qua ce li hanno.
però iniziamo già a capire come potrebbe essere questo Milan futuro. Come detto, i due acquisti in difesa e centrocampo secondo me saranno gente di esperienza in Serie C, ok, non vuol dire trentenni, però magari 27enni, appunto come questo Breakfall o Jude Lee, che abbiano comunque accumulato già qualche anno tra Serie D, Serie C, comunque gente che ha già giocato in campionati con appunto età avanzata, un calcio diverso, sicuramente molto diverso dalla primavera, quindi credo che un acquisto in difesa, un acquisto centrocampo stile Breakfall potrebbero arrivare. E poi, come detto, davanti vedere chi si prende, perché ovviamente con Robak, Camarda le giocherebbe tutte, quindi bisogna dargli un po' di concorrenza anche lui, anche perché i giovani forti bisogna dargli concorrenza per farli rendere sempre meglio. Quindi per il momento è questo, ma almeno 3-4 acquisti io me li aspetto, anche perché sono 20 calciatori, la rosa dovrebbe essere di 23 calciatori, quindi un terzo portiere poi magari sarà aggiunto più avanti tra i vari italiani che abbiamo in rosa, e un altro paio di acquisti e qualche cessione, come detto Robak o Simic potrebbe venire. Simic speriamo di no, speriamo che rinnovi, però qualora venisse venduto sicuramente qualcun altro dietro arriverà. Come detto, comunque su Transfermarkt trovate appunto la rosa ufficiale temporanea, come detto, del Milan futuro, lo potete andare a cercare tranquillamente, vi ordinate in ordine di valore di mercato, così per cambiare un po'. Vedete primo Camarda, secondo Simic, poi Kevin Zeroli, Xhaka Traoré e Bartesaghi, che ha già raggiunto la valutazione di 1 milione di euro, dietro poi Stalmach, Eletu, Alesi, Nissen, Noah Raver, Malaspina e appunto il mitico Tommaso Cecotti, che ce l'eravamo tutti perso. Guardate, già valutazione 175.000 euro, più di Antonio Gala, Bozzolan, più di Hugo Cuenca, più di Kubis, quindi deve aver fatto veramente un gran bel campionato in Serie D, e vediamo cosa ne sarà di lui per il prossimo anno. Prossimo video che vi porterò, preparatevi, sto preparando dei video di scouting, visto averci preso con André del Fluminense. Vedete che alla fine i video di scouting a qualcosina servono, l'abbiamo fatto quasi due o tre mesi fa quel video di scouting sul Mediano, erano usciti tanti nomi interessanti, il primo nella lista era proprio questo André del Fluminense, recentemente accostato al Milan, quindi vediamo se ne farò uno anche per il terzino destro, uno per il difensore centrale, uno per l'attaccante, anche se per l'attaccante qualcosina vi ho già portato, andatevi a cercare il video, c'è due attaccanti brasiliani che secondo me prima o poi anche loro verranno accostati al Milan, però vi sto preparando una bella serie di video di scouting, perché come detto mi sono un po' emozionato con André del Fluminense quando è stato accostato al Milan, ho detto vabbè, bello, perché ero stato appunto il primo a portarvelo qua in Italia, e in tanti di voi poi mi avete scritto: Pita, no, hanno accostato André, quello di cui avevi parlato. Però andatevi a vedere anche quel video lì, perché come sempre quando faccio questi video belli, interessanti, che ci lavoro dietro tempo e altro, poi non li guarda nessuno, iniziano poi a prendere visualizzazioni quando poi vengono accostati al Milan, però sono video interessanti, andateli a vedere, perché come detto non c'è solo questo André del Fluminense, c'erano altri due o tre profili che anche loro secondo me prima o poi, qualora non si riuscisse a chiudere per questo brasiliano, potrebbero essere accostati al Milan. Uno secondo me è Ethan Ampadu, altro profilo che entrerebbe perfettamente nello stile di gioco di Fonseca. Comunque aspettatevi video di scouting la prossima settimana, forse già questo fine settimana, vediamo se riesco a chiudere questo rinnovo del programma di scouting. Sto trattando perché mi facciano buona offerta, ma ci siamo, direi che è quasi ufficiale, programma di scouting rinnovato, quindi dai, faccio lo sforzo e niente, come sempre un bel mi piace e ci vediamo alla prossima.